Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Trovatar91 e dopo il caso isolato, diciamo, di ieri, adesso si parte a manetta con le varie reaction ai trailer rilasciati dal Comic Con, in particolare oggi pieno panel della Warner Bros. Che ieri sera ne ha rilasciati un sacco, solo che io ieri sera ero a una cena di laurea e quindi non ho potuto registrare alcuna reaction, poi stamattina dovevo fare un po' di cose, insomma una cosa di tira l'altra, ho voluto aspettare un attimo per farmele con calma. E se voi eravate in ansia per vedere il video, pensate io che devo vedermi i trailer, soprattutto un certo trailer di un certo film. Vabbè, sì, arriverà a parlare a tempo debito. Allora, ho deciso di andare più o meno in ordine da quello che mi interessa un po' di meno a quello che mi interessa di più. Quindi partiamo con il trailer di Animali Fantastici e dove trovarli, i crimini di Grindelwald. Seguito di Animali Fantastici e dove trovarli, uscito nel 2016. Diretto come questo seguito da David Yates, che dovrebbe dirigere tutti i cinque film di questa presunta pentalogia, e che è uno spin-off, come saprete, della saga di Harry Potter, in cui vengono narrate le avventure di Newt Scamander, questo magizoologo, scusate, ovvero uno che studia gli animali magici, che si è ritrovato coinvolto già nel primo film, ora in questo continuerà, nei loschi piani appunto di Gellert Grindelwald, famoso mago oscuro vissuto che ha operato tra gli anni 20 e 40 e che era anche citato nelle figurine Streghe Maghi famosi, nella figurina di Albus Silente che lo ha sconfitto nel 45, che infatti apparirà in questo film in vesti più giovane, interpretato da Jude Law. Allora, breve, qualcuno si chiederà, scusami, veramente un film di animali fantastici ti interessa meno di un paio di trailer dei film della DC, che insomma non è che siano stati granché finora i loro film? Allora sì, e vi spiego il motivo. Allora, io non ho particolarmente apprezzato il primo Animali Fantastici, non lo ritengo brutto, non è un film tremendo, ma boh, cioè non ho mai capito tutto questo entusiasmo che c'era stato quando era uscito il primo, che dicevano: ah, finalmente il ritorno ai fasti di Harry Potter, più bello di alcuni film. Sì, ok, più bello del sesto, qualunque cosa era meglio del sesto Harry Potter, dai, a parte qualcun altro, insomma non ci vedo tutto sto gran risultato. In più, una cosa, vabbè, questa è più personale, però come era prevedibile, Animali Fantastici, sì, quelli però gli animali erano un pretesto per parlare di altro, ripeto, era prevedibile, però chiaramente per uno come me la cosa intristisce un po', perché insomma io avrei voluto vedere di più le creature fantastiche. C'erano comunque dei begli spunti, ma secondo me, boh, non era sto gran filmone, più che altro perché David Yates non è sto gran mega regista, ha lavorato quasi esclusivamente alla saga di Harry Potter. Unica eccezione, quella porcata allucinante di The Legend of Tarzan, lasciamo perdere. E quindi boh, la prospettiva di vedere altri film diretti da lui non è che mi faccia esaltare più di tanto. Per quanto effettivamente anche il DC Extended Universe non è che mi abbia fatto impazzire, ho delle buone speranze per i film in cui sono stati presentati. Ne approfondirò di più quando arriverò appunto a trattare di quei film. Ma detto questo, passiamo appunto a vedere questo trailer, vediamo un po', magari mi entusiasma di più di quello che posso credere, chi lo sa. Tra l'altro non avevo neanche fatto la reaction al primo trailer, questo per dirvi appunto che non sono uno che è in trepidante attesa per questa serie, però già che siamo al Comic Con e visto che comunque lo andrò a vedere, cioè, mi sembrava giusto farla anche di questo. Come sempre lo vedo in italiano, vedrete l'immagine in bianco e nero specchiata sperando di evitare copyright, in descrizione troverete il link al trailer in entrambe le lingue così ve lo vedete come preferite. Ok, allora partiamo. 3, 2, 1, play. Ok, questa immagine l'abbiamo già vista, bella. Ho paura, professor Silente. Tutti hanno paura di qualcosa. Newt? Tocca a te. Questa è una cosa insolita. Ciò che il signor Ok. Scamander teme più di ogni altra cosa è dover lavorare in ufficio, signore. Procedi, Newt. Ridiculous! Ok, su questo è una cosa che dico dopo. Wizarding World, che ormai è diventato il nome del brand. Cosa che va La benissimo. magia sboccia Tina. solo in rare anime. Uh-huh. E
Eppure dobbiamo rintanarci nell'ombra. Questo è Grindelwald? Ma i vecchi metodi non ci sono più utili. Hello, Grindelwald. Avrai sentito le voci. Grindelwald ha avuto una visione della sua ascesa al dominio del mondo magico. Ah, ha letto la sceneggiatura, quindi. E dovrei aiutare a dargli la caccia? Io non posso agire contro Grindelwald. Dovrai farlo tu. Nei tuoi panni, penso proprio che mi rifiuterei. È tardi. Buona serata, Newt. Oh, andiamo. Ok. Ah, Ali Strange. Lo snaso. La loro arroganza è la chiave della nostra vittoria. Ah. I babbani non sono inferiori. Né sacrificabili. Sei troppo buono, Newt. Non c'è mostro che tu riesca a non amare. Credence! Signor Scamander, pensa che Silente vestirà il lutto per lei? Ciao, Jacob. Fantasma. Ma no! Sono vivo, ma sono un alchimista e perciò immortale. Oh, Nicola Flamella. Oh. Non le darei mai 375 anni. Nicola Flamella! In effetti dicevano che sarebbe comparso. La Madonna! Allora. Mi ero dimenticato un paio di cose dal primo film che mi sono venute in mente rivedendo qui. Rispunta in un'immagine lo snaso. Quanto mi sta sul cazzo lo snaso? Lo so, adesso voglio dire, ma come, così carino? Sì, questo è il problema. Sapete, io perché lui preferisco, io sono più dalla parte di Hagrid, no? Gli animali preferisco quelli grossi, mostruosi, lo snaso. Ma poi scusami, ok, vuoi farmi l'animale puccioso? A livello di marketing lo capisco, basti pensare ai Porg in Star Wars. C'è un problema però. Lo snaso è un cazzo d'ornitorinco. Esistono gli ornitorinchi. Ok, non c'hanno la cerniera come lo snaso. Ok, con quello effettivamente è una novità. Ma per il resto è un minchia d'ornitorinco. Non inventatevi una cosa originale. Non pigliate un animale già esistente. Ok, che l'ornitorinco è un muso da papera come le zampe, il pelo di talpa, la coda di castoro, quindi un po' un mischione, una specie di chimera nella vita reale. Però onestamente a me di vedere un animale realmente esistente in un film chiamato Animali Fantastici, scusatemi, mi sta un pochino sulle balle. Altra cosa, stima infinita per Jacob, miglior personaggio del primo film, rivederlo qui è fantastico, quel poco che si è visto è già di nuovo il mio idolo, fantastico Jacob, che tra l'altro è Jacob Kowalski, quindi JK, secondo me è un easter egg non casuale. A parte questo, lo devo ammettere, mi è piaciuto, dai, se siamo su questi piani, allora mi piacerà molto di più del film precedente. Certo, è solo un trailer, per ora magari poi vedo il film e mi fa cagare, però mi permetto di essere ottimista, dai, si sono viste comunque nelle creature interessanti, come ho detto saranno più un pretesto, ma quantomeno quando compariranno dovrebbero piacermi abbastanza, sperando appunto che la CGI sia un po' meglio del film precedente, perché tutti a dire bellissimo la CGI del primo Animali Fantastici. In alcuni punti sì, in effetti era fatta molto bene, tipo, non mi ricordo come si chiamava, quell'enorme serpente blu che era giusto spazioso, cioè si ingrandiva e si rimpiccioliva in base allo spazio che occupava. Quello era fatto veramente bene, ma ce n'erano altre che io volevo, proprio mi colavano gli occhi dallo schifo. Mi ricordo ancora quell'elfo che incontra, o no, era un folletto, che incontrano in un bar, che tra l'altro era interpretato in motion capture da Ron Perlman. Madonna che CGI di merda che era, io non lo dimenticherò mai quello schifo, ma anche quando alla fine Newt tirava fuori il tuono alato, cioè quella specie di uccello a quattro ali, maestoso nel concept, ma nel momento in cui lo accarezzavo pensava che cazzo, però si vede che non lo sta toccando davvero, dai! Quindi insomma, la CGI del primo era un po' traballante, speriamo che questa qui del secondo migliori.
Allora, parliamo un po' di Grindelwald. Sembra molto più carismatico di quei 3 secondi che si erano visti nel film precedente, più che altro perché era mega imbolsito, insomma, non lo so, mi convinceva fino a un certo punto, onestamente. Ero uno di quelli semiscettici nella scelta di Johnny Depp, poi anche perché, questo mi ricordo, l'aveva detto Kal-El quando era uscito la prima foto del film, lui quando vedeva Grindelwald, non vedeva Grindelwald, ma Johnny Depp travestito, è un po' il rischio che temo, speriamo non succeda qui, sembra promettere che qui abbastanza bene, vediamo. Silente, allora, confermo anch'io i dubbi che avevo sentito dire a Mattioschi, ovvero perché cacchio Silente ha un abito babbano ad Hogwarts. Cioè, non ha molto senso, anche perché qui vediamo all'inizio una lezione e tutti i tasso rosso sono vestiti con l'uniforme classica di Hogwarts, quindi non vedo perché Silente sia diverso, perché Silente è eccentrico, ma nell'abbigliamento è sempre stato un eccentrismo da mago, non da babbano, quindi boh, non riesco a capirla bene sta cosa. A parte questo, vediamo una lezione in cui stanno affrontando il molliccio e davanti a Newt si trasforma in una scrivania e la paura di Newt è lavorare in ufficio. Da un lato mi piace perché è molto coerente col personaggio, ma il molliccio non era difesa contro le arti oscure? Silente insegnava trasfigurazione, mi risulta. Avranno cambiato? Mi sembra strano perché comunque, sebbene sia inserito nella saga filmica e quindi si debba attenere a quella, non mi pare che comunque l'intenzione sia quella di contraddire il meno possibile anche le fonti letterarie, quindi di giostrare i riferimenti in maniera tale che non risultino contraddittori né per i libri né per i film. Io almeno l'ho intesa così, perché ripeto, non c'è una fonte letteraria per Animali Fantastici, se escludiamo il librettino che io ho anche, molto carino, ma è soltanto una mini descrizione delle varie creature magiche, quindi non... non ha senso, praticamente è un Pokédex in versione letteraria sulle creature del mondo magico, quindi bah. Vabbè che effettivamente qui la questione è usare il Ridiculous per trasfigurare il molliccio qualcosa di ridicolo, quindi probabilmente useranno questa scusa, sono io che sono un rompipale, proprio io che dico non siate rompipale, quindi ipocrisia, portami via. Altre cose, allora, si vede l'Obscuriale, che ho pronunciato prima il nome e ora me lo sono dimenticato, stupido lapsus, Credence, ecco, si vede Credence che insomma dà sfogo ai suoi poteri, quindi insomma ci saranno ancora un po' di problemi legati a quel poveraccio che, poverino, non è neanche colpa sua, è cresciuto in un ambiente in cui doveva reprimere i suoi poteri magici ed è venuto fuori l'Obscuriale, l'hanno spiegato bene nel primo film, era una delle idee che mi erano piaciute di più, anche perché si ricollega ad Arianna Silente. Poi si sono spuntati un attimo i Testral. Bene, c'è questa specie di drago di fuoco blu che è bellissimo. Compare. Ah, ecco, una cosa che mi ero scordato su Jacob. Ok, se lo porteranno dietro nelle loro avventure. Ma perché? Questa è la stessa stronzata che io devo affrontare ogni volta che mi approccio a un prodotto dei Transformers. Perché il grande problema nei Transformers è come giustificare il fatto che dei robot giganti trasformabili con le mega armi e missiloni, per qualche strana ragione, si portino dietro delle loro missioni degli adolescenti che non sanno neanche combattere. Non ha assolutamente senso. Paradossalmente nei film l'idea di introdurre il team up coi militari aveva perfettamente senso. La mia lamentela infatti era che i militari avevano più spazio dei robot stessi e questo mi faceva incazzare come una iena, ma in realtà l'idea di base era più che giusta, hanno sbagliato a gestirla. E qui come lo giustificano, Giacomo? Cioè, è un pasticcere, è un pagioccone, ripeto, io lo adoro, ma non ha minimamente senso che questo qui li possa aiutare. Come va? Anzi, sarà soltanto un impiccio, cercheranno sempre di proteggerlo, quindi... non lo so, non ha molto senso secondo me che se lo portino dietro. L'unica è se devono andare in ambiente babbani, lui è il babbano, giustamente è quello che li aiuta a giostrarsi, ma sarà tutto in ambienti comunque prevalentemente magici, quindi, cioè il circo sarà un circo di maghi, quindi a cosa può servire Jacob in questo frangente? Boh, non lo so, mi sembra un po' un problema, cioè chiaramente anche una scusa per continuare la sua storia con Queenie, che io non so perché non la vedo bene, perché Jacob rappresenta, e anche un po' quindi rappresentano un lato un po' più innocente in questo mondo scuro, infatti c'è sempre questa fotografia un po' desaturata che David Yates aveva messo anche negli altri Harry Potter,
Ora non siamo ai livelli di desaturazione di Man of Steel, che è veramente peggio di quella. Era a momenti un film in bianco e nero in cui avevano spalmato una patina di colore. Però anche qui io mi sto un po' rompendo le balle di vedere che in Harry Potter sono sempre qui mezzi grigi con sti colori un po' spenti. Che due coglioni, ok, che volete fare la saga più dark, mi sta anche bene, ma dovete ingrigire sempre tutto a forza. Che palle! Ma basta. Vabbè, lasciamo stare quello. Comunque, appunto, ci vorrà secondo me qualche morte, qualcosa di tragico per dare l'impatto emotivo. E Newt e Tina, sempre per la questione del non contraddire i libri, sappiamo che sopravvivranno perché, stando ad Animali Fantastici, se leggete la finta biografia di Newt, viene detto che lui è in pensione, cioè ha tipo più di 90 anni e vive con la moglie Tina, un'amica portentina, quindi chiaramente sempre lì, e vive con la moglie e i suoi tre, non mi ricordo che animali erano, comunque con tre loro animali in pensione. Quindi è ovvio che loro due sopravvivranno e si metteranno insieme. L'incognita sono gli altri due, e secondo me uno dei due ci lascia le penne. Temo Jacob proprio perché è l'elemento più amato. Sarebbe una mazzata allucinante ucciderlo. Non dico che lo uccideranno qui, ma secondo me nei film futuri. Io non lo vedo bene, ragazzi. Mi dispiace, iniziamo a preparare i fazzoletti e prima o poi Jacob ci saluta. Mi dispiace, Jacob. Mi dispiace, eri molto più figo di Newt, che devo dire, a me non ha mai suscitato tanta simpatia. È strano, lo dicono pure nel trailer, non c'è mostro che sappia non amare, dovrei essere dalla sua parte. Ma no, non ce la faccio. Se dobbiamo parlare di maghi che amano i mostri, Hagrid tutta la vita, sempre fedelista a lui, che sarà pure ingenuo, ma appunto è ingenuo un po' con tutti e quindi ingenuo anche con le creature mostruose. Ma Newt, che minchia, dovrebbe essere quello che le studia, quello che le conosce nel primo film. Si porta dietro la valigia piena di mostri a New York e poi scappano. E mi ricordo che in Animali Fantastici l'edizione che ho io è uscita dopo il primo film. E quindi c'è Newt che cita quello, una prefazione di Newt che cita quello che è successo nel primo film e dice: e col senno di poi portare una valigia piena di mostri in una grande città fu un grave errore. Newt, vaffanculo, va. Vabbè. A parte questo, allora c'è Silente che dice: non posso agire contro Grindelwald, quindi i due non si incontreranno mai, giustamente. Stando ai libri, si sono reincontrati solo nel 45 nel duello finale, quindi si incontreranno nel quinto film. Però allora, Jude Law ci sta benissimo, ok? Non ha i capelli rossi come Silente, gli hanno tenuti marroni, chi se ne frega, tanto è una cosa che hanno citato pochissimo nei libri. Ci posso stare che quelli li abbiano cambiati, non è la peggior contraddizione del mondo. Ma perché mandare un magizoologo a fronteggiare Grindelwald? Ma l'ha già affrontato una volta. Sì, ma non è che gli sia uscita benissimo. Gli hanno dovuto salvare il culo quelli del Ministero della Magia statunitense. Lui non è un duellante, lui è una persona, ok, avventurosa, ma che se la cava con gli animali. A questo punto, tanto vale mandare Tina. Almeno lei è un Auror, sa combattere un po' di più. Non sembra neanche lei una super combattente, ma avrebbe un po' più senso che cazzo. Newt, cosa vuoi che riesca a fare contro Grindelwald? Dai, è un mandarlo incontro a morte certa, peggio di Harry. Almeno Harry comunque si butta a prescindere da capofitto nelle situazioni pericolose di suo, quindi tanto mandarlo o non mandarlo non farebbe differenza. Ma Newt, onestamente, mi sembra un po' un mandare a macello uno solo perché ti caghi addosso ad affrontare Grindelwald. Boh, magari io lo gestiscono meglio nel film, queste chiaramente sono tutte impressioni preliminari, però detta così mi sembrano un po' delle cagatelle, però l'atmosfera, il ritmo che trasmette questo trailer sembrano quelle giuste, mi piacciono le musiche, quindi dai, nonostante abbia appunto qualche riservuccia qua e là, in generale sono molto ottimista, speriamo che venga fuori bene questo secondo film e che mi piaccia di più del primo, anche perché dopo questo ce ne ho altri tre, se devo affrontare l'attesa per ogni film dicendo: ah, esce un nuovo film di Animali Fantastici, cioè, preferirei onestamente evitare, preferisco attendere il film con il sorriso, quindi dai. Speriamo bene. Ho sproloquiato anche troppo. Devo parlare degli altri tre trailer. Quindi la chiudo qui. Quindi vi saluto. Ci vediamo al prossimo reaction che uscirà. Cercherò di farli uscire a distanza ravvicinata l'uno dall'altro. Se questa vi è piaciuta, mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Ci vediamo appunto alla prossima reaction. Ciao ciao, ragazzi.